In occasione del Giro d'Italia in 80 librerie, Città del Sole ha portato in piazza I giochi che non finiscono mai, un libro che narra le storie di tanti ex bambini e del loro giocattolo preferito. Anche a Pisa abbiamo chiacchierato con la gente di giochi, futuro e ricordi. Il mio gioco non si vede perché è immaginario, ma vorrebbe essere provocatorio nella direzione in cui io voglio andare dicendo queste cose. Il mio gioco è: si fa che io ero il lupo e te la bestia da mangiare. Facciamolo fare a qualcun altro. E scatto, potrete far famiglia. È questo il mio gioco, nel senso che l'idea del gioco per me da quando sono nato, che ero piccino, che giocavo con i giocattoli, ad ora, e apro questa parentesi brevissima, io sono felicissimo di essere qui perché sono un giocatore incallito, non un giocatore d'azzardo, ma nella mia giornata di 12 ore, almeno 3-4 ore quotidianamente io gioco. E perché la provocazione è che il gioco è simulazione e metafora di vita. Il gioco, il bambino inizia a giocare e così l'adulto, quando si comprende il mondo e ci si avvicina, a capire le cose del mondo. E le regole sono nell'idea stessa di gioco. Se io divento un lupo e il mio amico diventa un agnellino da rincorrere, le regole sono già stabilite. Io posso fare delle cose, devo rincorrere, devo mangiare la mia preda. Il mio amico avrà un altro ruolo, potrà fare determinate cose in base a questa cornice scelta. Per cui per giocare non c'è bisogno di un gioco fisico vero e proprio, anche se poi è da lì che il bimbo inizia e parte a sperimentare e a divertirsi. Io da piccino giocavo alla Lego e la Lego per me è il punto di partenza a quello che è ora il gioco attuale, ovvero simulare delle situazioni, costruire una casa e prendere un personaggio e fare delle cose, interagire. Se poi in questo gioco ci sono delle regole e il bello delle regole è che danno complessità alle variabili del gioco e non difficoltà, allora l'attività ludica diventa anche stimolante e interessante anche per noi che siamo grandi. Per avere un'idea di questa cosa, io sto scrivendo una cosa che non so se sia un trattato o un romanzo o un racconto, non lo so, forse è solo un modo mio di sfogo. Sto scrivendo: se mi copri rollo al volo, ed è l'intreccio della mia vita ludica attuale con tutti i casini, le complessità, le difficoltà e le gioie, con la mia vita normale di padre e di compagno di una signora, di una ragazza. Se mi copri rollo al volo, perché è ambientato in un gioco di guerra, un FPS dove ci si spara in faccia e siamo tutti collegati con le cuffiette e i microfoni. Ora, la guerra non è proprio un esempio forse sano per parlare di giochi in un contesto di bimbi o sì, ma la guerra è il gioco della guerra, forse è il gioco per eccellenza, perché è un gioco di sopravvivenza dove ci si misura con le cose importanti della vita. Chi è Tommaso senza il gioco? Tommaso senza il gioco è un adulto triste, e probabilmente, citando Pablo Neruda, Tommaso senza il gioco è un adulto che ha perso definitivamente il bambino che ha dentro di sé.